Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a fare una missione secondaria. Ci troviamo esattamente qui, Torre del Monte Labul, e da qui andiamo a mettere una puntina esattamente in questo punto qui. Andiamo a tirare fuori il nostro Tulin che ci aiuterà e ci lanciamo. Arrivati in questo punto, esaminiamo la statua e ci dirà che la statua della dea è caduta. Ora ci dobbiamo dirigere alle altre tre statue della dea e dovremo fargli un'offerta e dovremo anche comunicargli che la statua madre è caduta. Per cui apriamo la mappa. Ci spostiamo esattamente in questo punto, Torre del Colle Urli, e mettiamo un puntino qui. Arrivati qui, ovviamente ci lanciamo. E andiamo di là. Se vedete il drago di fuoco, mi raccomando, saltategli in groppa e prendete un artiglio se ancora non l'avete fatto e non ce l'avete a disposizione. L'artiglio si trova sulla zampa. In ogni caso, vi linkiamo in descrizione i video relativi al ritrovamento dei draghi, dei tre draghi elementali che ci sono. Per cui mi raccomando, insomma, dategli un'occhiata se ancora non l'avete fatto. A me non serve, per cui lo lascerò andare perché appunto l'ho già fatto. Arrivati qui, parliamo con la statua. E qui abbiamo sbloccato la mini sfida e gli dovremo consegnare l'artiglio di Oldra, appunto, che è questo qui. Ve lo faccio vedere. E lo trovo in questo marasma di roba. Eccolo qui, artiglio di Oldra. Come già detto, vi linko in descrizione il video qualora ancora non abbiate trovato il drago del fuoco. E andiamo a posizionare l'artiglio. E ci darà un rubino. Dopo ci spostiamo esattamente in questo punto qui, alla torre del monte di Ranel. E andiamo da questa parte. Qui troviamo un'altra statua. Thank you.
E qui dovremo offrire un artiglio del drago Neldra, che è il drago di ghiaccio. Anche di questo trovate il video sul canale, ve lo linkeremo in descrizione. In ogni caso, nella playlist lo trovate senza problemi. Lo andiamo a posizionare dove vogliamo sostanzialmente. Quindi apriamo il menu, andiamo a cercare l'artiglio. Non sei tu? Eccolo qui, artiglio di Neldra. Ci darà uno zaffiro. E abbiamo fatto la statua della dea della saggezza. Adesso andiamo a fare l'ultima. Per cui apriamo la mappa e ci spostiamo esattamente in questo punto qui, vicino alla fonte del coraggio, appunto, dove c'è la testa di drago. Se avete sbloccato questo sacrario, vi teletrasportate qui e tranquillamente con la paravela vi buttate in questo punto, oppure vicino c'è la torre dell'altopiano Pioppo e arrivate facilmente in questo punto qui. Da qui andiamo avanti e la statua, come potete vedere, si trova laggiù. Cos'è? Prendi lo spadacciofo. Giovani, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi, commentate, attivate la campanella. Vi aiutate veramente tantissimo. Sì, trova Firodra, lo spirito dotato che danza nei lampi del cielo. Anche qui bisognerà trovare il drago del fulmine. In descrizione trovate il video per trovarlo, nella playlist trovate il video per trovare il drago e capire il giro che fa, farmare l'artiglio e ovviamente aprire il menu e andare a consegnare l'artiglio del drago del fulmine. Se lo trovo, eccolo qui, artiglio di Firodra. Lo prendiamo e glielo appoggiamo qui. Ci darà il topazio. E ora, dopo aver fatto anche la dea del coraggio, possiamo tornare alla statua che abbiamo visto all'inizio, quella della dea madre. Per cui mappa, ci spostiamo esattamente in questo punto qui, eliminiamo la puntina. Se siete arrivati fino al punto della statua all'inizio avrete sbloccato il sacrario. Eventualmente sul canale trovate il video anche per completarlo. Ed eccola lì, meravigliosa. Mi sono dimenticata di dirvi di liberare spazio nel vostro inventario perché ci darà una spada e io ovviamente l'ho dimenticato. Ed eccola qui. La faccio vedere. E questa, giovani, è la spada che otterremo completando questa quest. Veramente bellissima. Uno spettacolo. Detto questo, anche per questa secondaria è tutto. Come al solito, grazie mille e alla prossima.